Ventesima edizione di Sottosopra, il meeting, l'evento abilitato da Ampis. Cosa ci dobbiamo aspettare? È sempre un'occasione importante. Bene, aspettarci una continuità di quelle che sono le nobili finalità che persegue l'Ampis da circa 20 anni. E bisogna sottolineare che in realtà sarebbe il 21esimo anno di vita di un'associazione che in realtà ha dovuto rimandare questa Sottosopra, la 20esima, rispetto all'anno scorso che è stata devastante per la pandemia. E infatti su questo ci dobbiamo chiedere se in realtà questi 20 anni sono un anno in meno, non perché siamo giovani, ma perché abbiamo perso un anno della nostra vita. E pertanto la Sottosopra vuole lanciare un ennesimo segnale all'opinione pubblica, quello appunto di attenzionare delle persone che aumentano giorno per giorno rispetto alle richieste di aiuto. Aiuto rispetto a cosa? A quello che rappresenta la salute dei cittadini, una salute che deve essere attenzionata come significato vero e reale, cioè soddisfare a volte dei bisogni che non portano solo alla cura sanitaria, ma al prendersi cura rispetto ai bisogni sociali, un percorso di vita, di accompagnare delle persone e che possano riappropriarsi dei giusti diritti, parlare di lavoro, parlare di avere il diritto ad una famiglia. Non è un'utopia rispetto a persone che soffrono con un disagio mentale, ma come a tante altre fasce di persone, come i tossicodipendenti, ma disagi diffusi. Non si può adesso rimanere inerti. La pandemia ci ha insegnato qualcosa di importante, ha messo a nudo delle criticità, perché si ridisegna una strategia che possa essere più mirata ed efficace come interventi a favore delle persone fragili. Quindi quando è pesato la pandemia, riprendendo l'ultima frase che ho risposto, nei confronti delle persone fragili di cui vi occupate? Sì, dobbiamo dire che ha risposto ancora una volta enfatizzando, anzi evidenziando, che le persone fragili, quelle deboli, che solitamente in un contesto culturale vengono ancora emarginate, hanno sofferto ancora di più. E pertanto questo ci rimanda, come dicevo prima, a ridisegnare delle strategie che possono affrontare anche i momenti di crisi come questa della pandemia, perché le persone non siano sempre ultime. Quali sono, fra poco ci sarà il meeting, il importantissimo meeting nazionale a pugno chiuso di Sottosopra, quali sono gli interventi più importanti che si ascolteranno in questo meeting? Sì, gli interventi, ma soprattutto ciò che vuole rimandare questo momento di convegno, ma di confronto non solo con il mondo sanitario, ma anche con le organizzazioni sociali, che oggi è arrivato il momento proprio di far quadrato e di essere coinvolti in un processo di corresponsabilità, perché dobbiamo dedicare più attenzione e investire di più su quelli che sono i bisogni sociali di persone che hanno queste difficoltà. Il significato educativo dell'Ampis nel contesto familiare? Nel contesto familiare, che la famiglia è una risorsa. In questi processi di promozione per la salute la famiglia è essenziale e ha un ruolo importante quando si appropria all'interno di associazioni di essere testimoni e protagonisti nel portare avanti queste istanze. Infatti noi dell'associazione siamo tutti soci. Siamo tutti partecipi e responsabili rispetto a questi interessi comuni che ci aiutano ad essere veramente un valore aggiunto nei contesti in cui operiamo. E di questo anche gli enti dei territori devono fare in modo che le associazioni abbiano un ruolo di collaborazione. Grazie.